Ciao ragazzi, bentornati nel canale, quindi benvenuti in un nuovo video. Benvenuti in un nuovo tutorial e oggi andremo ad imparare un effetto veramente, veramente interessante. Innanzitutto il mazzo completamente mescolato, come potete vedere. Ah, però non ci serve tutto il mazzo. Per l'effetto di oggi ci servono solamente 6 carte, ok? Le altre le andiamo a mettere da parte, ve le mostro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiederemo al nostro spettatore di pensare un numero da 1 a 6. Il numero a cui lui penserà naturalmente corrisponderà alla carta che poi sarà la sua scelta. Supponiamo che il nostro spettatore pensi al numero 4, 1, 2, 3, 4. Questa carta qui sarà la carta del nostro spettatore e questa carta qui sarà una carta che ci svolgerà l'effetto in questione. Come prima cosa andiamo a mescolare un po' il mazzo, almeno un paio di volte, ok? E ora andiamo a rivelare la carta del nostro spettatore, che è un 7. Quello che faremo è molto semplice: noi faremo lo spelling della parola e ogni volta andremo ad eliminare una carta finché non ne rimarrà solo una. Ve lo mostro subito: 7, S, E, T, T, E. E la vado ad eliminare. Ancora una volta: S, E, T, T. E la vado ad eliminare. Ancora una volta, S, E, T, T, E la vado ad eliminare. Ancora una volta, S, E, T, T, E la vado ad eliminare. Come avete visto, abbiamo eliminato quattro carte facendo lo spelling della carta scelta dal nostro spettatore. È una cosa molto interessante perché l'unica carta che ci rimane in mano è esattamente la carta gemella scelta dal nostro spettatore, quindi il 7 di quadri. Ma la cosa ancora più interessante è che le quattro carte eliminate sono i quattro assi. Com'è possibile tutto questo? Bene ragazzi, ora lo impariamo insieme. Ciao ragazzi, bentornati nel canale, quindi benvenuti in un nuovo video tutorial. Avete appena visto la performance e sono veramente curioso di sapere che cosa ne pensate. Si tratta di un effetto veramente molto molto semplice, anche questo qui, un effetto direi quasi automatico, semi-automatico, facciamo così, un effetto che ha un finale, no, molto potente, perché non solo noi andremo a rivelare la carta gemella del nostro spettatore, ma oltretutto le carte eliminate sarà un bel poker d'assi, quindi una sorta di ciliegina sulla torta. Questo effetto di magia l'ho visto da Juan Tamariz, che l'ha portato di recente in un canale spagnolo dove appunto stupiva una ragazza. Naturalmente io non sono in grado di rifarlo come Juan Tamariz, perché ciò che tocca a lui è il re Mida, cioè ragazzi, una magia fatta da lui diventa stra mega potente. Ho cercato di farla mia, di portarla nella mia versione, nella versione di Marco, e secondo me è venuto fuori un bel effetto. Spero che vi sia piaciuto. Comunque, come tutto questo è possibile, ora lo andiamo ad imparare insieme. Io però, come sempre, prima vi invito a lasciare un bel like sotto a questo video e ad iscrivervi al canale in modo tale che possiate supportarmi, in modo tale che il canale possa crescere nel migliore dei modi. Io ora vi lascio la mia intro e ci vediamo subito dopo per il tutorial. Buona visione, ragazzi! Eccoci arrivati alla spiegazione di questo effetto. Innanzitutto abbiamo bisogno di un piccolo setup del mazzo. Il setup del mazzo è il seguente: i due sette e i quattro assi che dovranno essere messi nel seguente ordine. Quindi asso, sette, sette, asso, asso, asso. Ok? Questo è il setup del mazzo e vanno in cima. Ora, naturalmente, noi potremmo mescolare il mazzo di carte, non abbiamo nessun problema. Naturalmente, le prime sei carte non vanno toccate, quindi possiamo fare un miscuglio all'americana, non mescolando le prime carte, un miscuglio nel cavo della mano andando a chiudere in fondo, e poi, volendo, possiamo fare anche qualche taglio. Questo come ce la vogliamo giocare noi.
Dopodiché andremo a prendere le 6 carte, quindi 3, 4, 5, 6, e chiederemo al nostro spettatore di pensare un numero da 1 a 6. Ora, qui parte una delle fasi più importanti di questo effetto. Perché? Perché se il nostro spettatore... noi dovremmo forzare uno dei due set, quindi o il set che è in seconda posizione o il set che è in terza posizione. E come fare? Bene, è abbastanza semplice. Se lo spettatore pensa un numero da 2 a 5 non abbiamo nessun problema. Il tutto cambia se lo spettatore dovesse pensare all'1 o al 6. E ora vi spiego come. Allora, se dovesse pensare al numero 2, noi partiamo a contare da destra, quindi 1, 2 e forziamo il 7. Se dovesse pensare al numero 3, 1, 2, 3 e forziamo l'altro 7. Se dovesse pensare al numero 4, come nella performance, partiamo a contare da sinistra, quindi 1, 2, 3, 4 e forziamo la carta. Qualora pensasse invece al numero 5, sempre da sinistra, 1, 2, 3, 4, 5 e forziamo l'altro 7, ok? Il tutto, come vi ho detto pochi istanti fa, cambia se lo spettatore dovesse dirci, dovesse pensare a un numero tra 1 a 6. Come ovviare questo problema? Bene, è abbastanza semplice anche questo qui, perché noi andremo a fare lo spelling del numero a cui lui ha pensato. Quindi se pensasse o all'1 o al 6, bene, farò lo spelling del numero a cui ho pensato, UNO, forziamo il 7, SEI, forziamo ancora una volta il 7. E in questo modo noi siamo sicuri di uscirne puliti al 100%, quindi di non avere nessun problema. Il fatto tra l'altro dell'1 e 6 di fare lo spelling lo possiamo poi ricollegare a ciò che avviene dopo, di fare lo spelling con il 7 per andare a eliminare le carte. Quindi comunque siamo sempre abbiamo sempre il modo per cascare in piedi e per non avere nessun problema. Ora, supponiamo che il nostro spettatore pensi al numero 3, quindi partiamo a contare da destra, 1, 2, 3 e la posizioniamo a terra. Lo spettatore dovrà guardare la sua carta, potrà guardarla tranquillamente e la dovrà riappoggiare a terra. Noi naturalmente già siamo a conoscenza di che carta è. Arrivato a questo punto noi dovremo mescolare il mazzo di carte, ma dovremo mescolare in un modo ben preciso, in modo tale che le carte non vengano, cioè si trovino poi in un determinato ordine, ed è questo che ho appena fatto io, ok? Noi dovremo ritrovarci in questo modo qui, in modo tale che il 7 sia sempre in seconda posizione. Quindi come fare? Carta in fondo, carta in cima, carta in fondo, carta in cima, carta in fondo. Tutto lo ripetiamo ancora una volta, fondo, cima, fondo, cima, fondo, e noi abbiamo fatto dei falsi tagli, dei falsi miscugli per lasciare il 7 in seconda posizione. Naturalmente non fatevene accorgere e fatelo in maniera più pulita possibile. Quindi vado a mescolare un po' le carte facendo così un po' di casino, ok? In realtà vedete che ci siamo mantenuti la carta in seconda posizione. E qui arriva il bello, l'importanza del 7. Perché? Perché chiederemo al nostro spettatore di ribaltare la carta, sarà il 7 di quadri, e noi faremo lo spelling. Ora, perché avvenga questo effetto, abbiamo bisogno che la carta in questione sia composta da 5 lettere, quindi il 7. Possiamo ovviare a questo come? Prendendo una qualsiasi altra carta, un'altra coppia qualsiasi, e non so, pronunciando magia, M-A-G-I-A, avviene ugualmente. Basta che ci sia le 5, che la parola sia composta da 5 lettere. Io ho deciso di prendere il 7 per renderlo il più lineare, il più pulito possibile, però ce la possiamo giocare come vogliamo. Ora, cosa avviene? Bene, per ogni lettera di cui facciamo lo spelling, prendiamo una carta e la mettiamo in fondo. L'ultima carta che corrisponde all'ultima lettera, ok, l'andremo ad eliminare. Quindi, rapido esempio pratico, S-E-T-T-E, e la eliminiamo, ok? E questo finché non ci rimane un'unica carta in mano, quindi ripetiamo, S-E-T-T-E, eliminiamo. Ancora una volta, S-E-T-T-E, ed eliminiamo, S-E-T-T-E, ed eliminiamo. Ora, cosa è appena avvenuto? Che eliminando tutte queste carte, per matematica ci sarà rimasto solo la carta gemella. Quindi noi potremo andare a depositare la carta qui a terra e diremo, bene, nonostante tu hai pensato a un numero qualsiasi, no? Abbiamo fatto lo spelling della carta a cui tu hai pensato,
noi siamo riusciti, mediante appunto l'eliminazione tramite spelling, a ritrovare la carta gemella. E già qui, no, è un qualcosa di veramente straordinario. Ma la parte ancora più interessante è che le carte eliminate sono tutti assi. E qui andiamo a mettere, come vi ho detto prima nella performance, la ciliegina nella torta. Questo è un effetto veramente molto pratico che si può realizzare in qualsiasi circostanza, no? Oltretutto il setup del mazzo è basilare, quindi cioè ce lo possiamo preparare anche lì per lì, e abbiamo una vera e propria bomba nelle nostre mani, perché noi con questo effetto possiamo veramente stupire chiunque. Io, quando ho visto questo effetto da Guantamaritz, sono rimasto veramente affascinato, cioè ho detto wow, stupendo. E poi analizzando ho capito che mi ci sono messo, che è abbastanza semplice, no, poi da fare, però quando lo vediamo svolgere, quando lo vedi la prima volta, quando lo fai uno spettatore, è un qualcosa di veramente straordinario, anche perché lasci libero arbitrio, no, allo spettatore, numero pensato, carta corrisponde al numero, selezione tramite spelling, e quindi tu dici cacchio, se non fosse stato un 7 ma se fosse stato un 8 sarebbe cambiato tutto, e poi alla fine trovi la carta gemella e le carte lasciate sono un po' d'asso, un qualcosa di veramente straordinario. A me è piaciuto veramente molto e spero che vi possa piacere tanto anche a voi. Siamo giunti al termine anche di questo video, io spero vi sia stato utile, spero vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel like sotto a questo video e fatemi sapere nei commenti quali sono le reazioni dei vostri spettatori. Detto questo, ragazzuoli, vi mando un abbraccio virtuale, non ho nient'altro da aggiungere, quindi ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Ciao ragazzuoli!